torna il grande ciclismo, tornano gli highlights su GCN alla vigilia della Tirreno Adriatico, la Parigi-Nizza e tutta la stagione delle classiche, una delle ultime corse di preparazione preferite dai ciclisti contemporanei, l'UAE Tour, corsa World Tour che si disputa ovviamente negli Emirati Arabi, caratterizzata da un sacco di sabbia, un sacco di caldo, percorsi sempre o quasi sempre del tutto piatti ma molto difficili dal punto di vista atmosferico. Oggi si parte dal castello di Al Darfa e per quanto venga spesso definito il campionato mondiale non ufficiale dei velocisti di inizio stagione, l'UAE Tour ha un ingrediente che spesso spezza completamente le corse, sono i ventagli, e in questo caso sono capitati fin dal primo metro della prima tappa praticamente. Subito se ne va un gruppone con alcuni degli elementi più importanti come Remco Evenepoel, Peggio Bilbao, alcuni dei migliori velocisti, e rimane subito nel sacco insieme ad altre squadre, l'UAE Team Emirates, la squadra di casa, con Adam Yates e Jay Vine, due dei favoriti, insieme proprio a Luke Plapp che si va a prendere il primo sprint intermedio, a Remco che lo segue, a Peglio, ma anche a Alexei Lutsenko, un altro di quelli che rimane dietro, cercano di proseguire l'azione per tutta la tappa. Questa ventina di uomini che era davanti, raggiunta a 50 circa chilometri dalla fine dal secondo gruppone, ce n'è però un terzo dove rimangono ancora attardati appunto Kuss, Vine e svariati altri. C'è Mark Cavendish con Elia Viviani e un sacco di altri velocisti forti in questo gruppone davanti, dove finalmente si può rilassare un po' all'interno di una gara che è partita con un putiferio quasi impensabile. Dal primo metro tutti full gas per un centinaio di chilometri di questi 150, e a 30 dalla fine di nuovo questa doppia fila che non viene seguita da tutti porta via una dozzina di corridori, e attenzione perché dentro c'è Remco Evenepoel col suo motorone, rimane attardato gran parte del gruppo. C'è Remco, c'è Peglio, c'è Luke Plapp, c'è Caleb Ewan con Olaf Goy, c'è Tim Merlier, c'è Mark Cavendish, insomma ci sono un sacco di cavalli, ci sono tutti i crismi per rimanere avanti fino alla fine. Si entra nel circuito finale a 18 km dalla fine col gruppo davanti che ha 30-40 secondi sugli inseguitori non troppo convinti, mentre dietro si ricongiungono finalmente i due gruppi all'inseguimento, fra cui il terzo, quello che si era staccato all'inizio della corsa 140 km fa, ma ormai 1 minuto e 16 da recuperare mentre davanti collaborano. E allora inizia a pensare alla volata Mark Cavendish a 3 km alla fine, ma a 2 km alla fine c'è il tentativo che ci si aspettava un pochino dei tre uomini di classifica, Evenepoel, Bilbao e Plapp, per andare a prendere, oltre alla vittoria di tappa eventuale, preziosi secondi bonus. Ma Drizners lavora bene per il compagno Ewan e li va a riprendere. Allora a mezzo chilometro dalla fine è volatina all'UAE Tour, molto più ristretta di quel che si pensava. Non ci sono treni, c'è un po' d'anarchia. Allora Bert van Leberger va a riprendere Tim Merlier in fondo al gruppo, lo porta davanti splendidamente. All'ultima curva destra c'è Ewan sulla ruota di Merlier, si sposta Van Leberger ai meno 150, allora Merlier la può lanciare perfetta su questo rettilineo con Ewan attaccato alla ruota che cerca di uscire, tutti gli altri dietro, Ewan in rimonta, ma si arriva ad un photo finish pazzesco con Caleb Ewan che poco dopo si mette ad esultare, ma è l'unico al mondo ad esserne così certo. Sono arrivati praticamente pari i due ed ora andremo a vedere un photo finish parecchio controverso, mentre dietro Sammy Bennett regola tutti quanti a 51 secondi sostanzialmente. A meno di miracoli nessuno di quelli arrivati dietro riuscirà a vincere questo UAE Tour, nonostante la crono squadra di domani potrebbe sicuramente cambiare le carte in tavola. Ma andiamo a rivedere questa volata con Cavendish, Cui e Phil Bauhaus battuti, Ewan in rimonta netta, ma arriva veramente insieme a Tim Merlier. È praticamente impossibile per un occhio umano rilevare il vincitore di questo photo finish, ma dopo minuti e minuti di attesa la vittoria viene assegnata a Tim Merlier della Quickstep Soudal, dopo lo splendido lead out di Bert van Leberghe, che non fa assolutamente rimpiangere Morkov a questa squadra che riesce anno dopo anno a far vincere sempre i propri velocisti. Se non c'è Jakobsen, ora c'è anche Tim Merlier appena prelevato dalla Alpecin Dökeny, che già la seconda vittoria stagionale, si può dire che sia un po' uno specialista di queste prime tappe dei giri brevi in terre arabe. Dopo aver vinto al Tour of Oman una decina di giorni fa, sfortunatissimo Caleb Ewan dopo questo verdetto controverso, ma la notizia di oggi è che Remco Evenepoel, Peggio Bilbao, Luke Plapp hanno già ribaltato questa corsa e messo un importante solco fra se stessi e tutti gli altri. Ci vediamo domani per la Cronos Squadre.